quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa di più per i nostri tifosi e proprio per questo abbiamo pensato questa idea di organizzare una piccola mostra itinerante che comunque avesse un senso con quello che stiamo a fare qui a Cortina. Per cui vedrete foto storiche di ritiri del passato, quindi anche foto che non è normale vedere. Normalmente delle squadre di calcio si vedono i vecchi gol oppure vecchie situazioni, diciamo, più prettamente calcistiche o quello che succede nel campo. Invece qui anche un qualcosa che sì, pur è successo nel campo, ma durante inediti nei ritiri e quant'altro. Poi una serie di abbracci, di emozioni vissute dalla Fiorentina di sempre e una serie di altre piccole chicche, tra l'altro il direttore sicuramente vi spiegherà meglio di me. Lo dicevo prima ad altri colleghi vostri, credo che la Fiorentina debba sempre ricordare il suo passato, anche se si sono succedute varie proprietà, varie vicissitudini. Noi siamo qui dal 2002, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare il passato, anzi il passato, visto che tra l'altro è un ottimo passato, deve formare una base, un qualcosa da non dimenticare e deve anche costituire un valore aggiunto per il futuro, per cercare di fare anche quello che hanno fatto i nostri colleghi nel passato, visto che loro hanno vinto anche due scudette, hanno vinto anche un palmarès che poi dopo il direttore Galluzzo vi spiegherà, che noi per il momento non abbiamo, ma insomma vorremmo anche raggiungere qualcosa. In senso specifico, la mostra ha vuole essere coerente, attinente al ritiro, per cui alla preparazione della stagione, e pertanto potete vedere fin dagli anni 50, come accennava l'amministratore delegato Sandro Concucci, un insieme di foto, le più inedite direi, dedicate a quelli che erano momenti anche di intimità della squadra durante il ritiro, cioè dove si voleva che uscisse, e questo è un taglio che a noi sta molto caro, l'amicizia che c'era tra i giocatori. Questa è una cosa molto bella, ci sono molte foto dove si comprende, si colgono gli sguardi di molti giocatori viola degli anni 50 piuttosto che degli anni 60, dove si può intuire chiaramente il legame umano e quindi che poi non a caso ha portato anche a vincere qualcosa.